Cioè, abbiamo pensato al compagno più divertente e quello più rompiscatole. Il più divertente sono sempre stato nel top 3, penso. Però uno veramente divertente, che posso dire? Vabbè, Juan Jesus. Ok, alla Perché Roma. per quanto è serio, pure bello stupidino, però nel senso buono, Certo, ovviamente. eh? Quello più rompiscatole è Manolas, ti costi. Manolasso? Beh, Ok. è bello pesante, Sì, però pure. c'ho un rapporto proprio di fratellanza con lui, quindi io lo voglio bene, però è bello pesante. Sì, pure Anche. quando si faceva male, lui subito al primo contatto, Sì, si dolore. rotola 100 volte per terra. Sì. Invece il gol che porti, diciamo, nel cuore più di Il gol che tutti. porto nel cuore. Diciamo, se ti va, diccene uno che ti ha dato più gioia, non, magari non un gol, diciamo, tecnicamente chissà cosa, che però ha avuto un'importanza particolare, eppure quello che, diciamo, ti ha più dato soddisfazione a livello tecnico. Allora, quello più importante, ci devo pensare, non lo so, forse per l'importanza di campionato era l'1-0 contro il Napoli 93esimo, nel senso per Ok, stare lì in alto davanti al sì. Napoli, perché mi sa che giocavamo il secondo o terzo posto e vincendo quella partita li avevamo risuperati. E poi quello più bello tecnicamente penso contro la Spalma, per come dove è andata a finire, Come l'hai presa? sì, per come l'ho presa, cioè, difficilmente arriva lì nell'angolino, Sì, ma però ne ho fatti cosa hai un pensato paio di lì? pallini, Il ho tuo fatto tiro via così ti è venuto istintivo? sì, io ogni tanto ci provo, da fuori area ne ho fatti tanti in carriera, cioè penso che l'80% è stato fatto da fuori area. Quello con la spalla penso che quello che sia tecnicamente velocità di esecuzione penso che sia stata quella più alla perfezione. Matteo, io intanto prendo qualche domanda dei ragazzi in chat. Tu, nel frattempo, tu vai Sì, avanti con pure la mentre tu serie. peschi qualcosa dalla chat, forse avevi risposto anche prima, Raja. Qual è la partita, il momento più bello che fino ad ora hai vissuto in carriera? No, penso di emozione, penso al passaggio del turno col Barcellona. E io ero allo Quello. stadio, quindi me lo ricordo molto bene. Questa penso che è stata una cosa impossibile per la gente che diventa realtà, quindi questo dimostra che nel calcio tutto è possibile. Io mi ricordo che mi girai verso il mio amico e dissi: se non muoio adesso, non muoio più. No, guarda, ti dico, anche da dentro il campo era un'emozione incredibile. Penso che quello di tutti i giocatori di quella squadra, penso che è uno dei momenti più belli. Lascia stare chi magari ha vinto una Premier League come Dzeko, come Kolarov. Penso che quella, come per quanta possibilità ci davano, è stata veramente. Però poi tutta la settimana in sé, perché comunque dentro la settimana si vedeva uno spirito incredibile, si credeva proprio nel successo ancora, quindi è stata proprio una settimana bellissima. Penso ci voglia tempo a scaricare anche emozioni come quelle, non basta sicuramente un giorno. Guarda, ti dico la verità, anche se fossimo non arrivati nei primi quattro, penso che quella partita aveva data comunque talmente tanta emozione che ti basavi soltanto su quella partita. Esatto. Andava bene così. Sì, Danny, l'hai pescata no, o... ovviamente le domande sul calciomercato, raga, non le si No, possono quelle non fare, le le farete fate. poi a tempo debito, non è nostro compito ovviamente su questo, quindi queste le saltiamo, raga. Curiosità che chiedono, come mai sei affezionato al numero 4? Se c'è un Guarda, motivo, semplicemente... non c'ho un motivo particolare. Io quando sono arrivato, allora penso, io iniziato a Piacenza con il numero 10, poi sono andato al 23. 23 era un numero che mi piaceva tanto. E poi arrivato a Cagliari ho preso il 28 il primo anno perché lì con Cellino non si potevano prendere un numero alti e doveva stare in sequenza.
E l'anno dopo Daniele Conte mi dice: prova a prendere il 4, perché secondo me è un numero che ti fitta bene. E da lì ho fatto una stagione buonissima e non me lo so più levato. Quindi per Cioè, scaramanzia. mi sono proprio innamorato del 4. Quindi sei un po' scaramantico oppure no? Non essere scaramantico, perché vedi, anche all'Inter ho dovuto scegliere un numero, ho preso 14, cioè non è che... Non per forza vuoi quello, non è una questione di vita o di morte, magari No, come posso. preferirei prendere quello, cioè nel senso se ho la possibilità di poter prendere il 4 vado per prendermi il 4. Oggi come oggi sì, perché comunque è comunque il numero della mia data di nascita e non lo so, è diventato un numero molto affettivo per me. Qua un'altra domanda, Raggia, che anche fanno quante volte nella vita, però come saprai ci sono tanti ragazzi, no, che sognano di giocare a calcio ai tuoi livelli, a livelli altissimi, e lui non chiede tanto come arrivarci, eccetera, solite cose, chiede fino a che età è possibile sfondare, cioè è possibile anche a 20, secondo, cioè ci sono stati dei casi che mi ricordo, ovviamente sulla quantità ce Guardi, la puoi sfondare anche magari a 22 anni, 23 anni, insomma. guarda, oggi come oggi dico fino ai 20 anni, 22 anni arrivare in Serie A c'è buona possibilità, anche se dopo comunque ci puoi arrivare ugualmente, ma diventa già più difficile perché oggi puntano veramente su ragazzi molto giovani. Stanno uscendo molto ragazzi giovani, quindi diventa già più facile che una società vada a guardare anche giocatori più giovani. Che prima era molto più difficile arrivare in Serie A a 20 anni a giocare, che oggi pensi in ogni squadra stanno 2-3 del 98 in poi, se ci vai a vedere. E prima dicevo fino a 26 anni, poi ci sono casi particolari tipo Moscardelli che è arrivato tardissimo. Che ci avevo giocato già in Serie B, ti ripeto, lui è stato uno di quei casi difficili di arrivare comunque in Serie A, no, non so, 28 anni, 29 Quindi è possibile, però diciamo che poi diventa anche un po' più difficile a un certo punto, se sali troppo anni. di Diventa adattarsi. difficile perché poi il livello della Serie A rispetto alla Serie B è cambiato troppo, cioè prima la Serie B era di livello, io penso che oggi la Serie B non è più la Serie B di una volta, ma non la toglierei a chi gioca in Serie B, però prima la Serie B c'erano veramente anche a livello economico, prima la Serie B era un altro mondo, che oggi non è più come una volta. Ha Dici che ha perso tanto in confronto a qualche anno fa. perso tanto perché tante squadre di Serie A fanno giocare proprio i ragazzi giovani in Serie B. E prima anche in Serie B a 20 anni giocarci era difficilissimo e oggi giocano soltanto i ragazzi di 20 anni, 22 anni, 23, cioè tutti i giovani ci stanno. Certo. Quindi è tanto. Oltre al gol, scusa ancora Matteo, questa domanda che chiedono parecchi, perché per molti di fede, oltre al gol, alla partita contro di Roma-Barsa che ricordavi prima, dell'emozione incredibile, molti sono affezionati, capirai bene la maglia, della partita contro l'Empoli. Com'è stata quella partita? Cioè, l'emozione di quella partita pure penso sia stata incredibile, no? Sì, è stata una soddisfazione perché l'ultimo obiettivo del campionato era quello di entrare, di centrare a Champions. Fare quel gol, ti dico la verità, un po' era dispiaciuto per l'Empoli perché è una squadra che secondo me giocava un ottimo calcio e secondo me meritava di stare in Serie A. Però noi avevamo da fare quello e basta, cioè potevamo anche giocare male perché non giocavamo una bellissima partita perché per lo stesso, mi ricordo Ucciano poteva pareggiare la partita e eravamo fuori da Champions. E loro si salvavano. Quindi è stata una partita con tante emozioni. Anche chi stava in tribuna penso che ha avuto qualche infarto al cuore in più rispetto al solito. Però dai, alla fine è stato un gol importante, soprattutto per la Champions di quest'anno. Certo, assolutamente. Diciamo croce delizia, povera Empoli, che appunto mi ricordo che scese quel gol, però allo stesso tempo voi ovviamente avete fatto la vostra partita per la felicità degli interisti. Raga, fate qualche domanda voi, direi. Io Sì. poi ho ancora qualcosa da chiedere dopo, ma la lascio a voi Sì. adesso qualche domanda. Allora, sì, una ce l'ho. Allora, dalla chat ti chiedono se potresti spiegare magari in breve tutti quelli che sono i sacrifici che ci sono
dietro la scalata verso, diciamo, il livello massimo, no, per un calciatore, perché spesso, insomma, si tende a vedere solo il fatto che chi è arrivato, insomma, sta bene economicamente e tutto, però si tende a dimenticare quanti sacrifici e quanta fatica c'è per arrivare dove si arriva. Quindi tu, nello specifico, a cosa hai dovuto rinunciare? Ma ti dico la verità, io ho rinunciato a poco nella mia vita, nel senso, per me quello che contava, che rimane sempre nel mio ragionamento, ognuno ha il suo modo di vivere, per come gli viene insegnato, per come cresce. Io non so, mi sono mai tolto nessun vizio, tra virgolette vizio, nel senso non ho vissuto sempre da massimo professionista, ne tengo atto, lo so. Ma per me l'importante è domenica dare battaglia per la tua squadra, per i tuoi compagni, e questo a me sicuramente non è mai mancato. Quindi io ho il pensiero che quello che è già giudicare è quello che uno dà per la squadra. Poi nella propria Certo. vita penso che uno è abbastanza libero di fare ciò che vuole e pensa, è ciò che pensa che sia giusto, anche sbagliando, perché io sicuramente ho sbagliato tante volte nella mia carriera. Però l'importante è starci al momento che devi dare battaglia per portare la vittoria alla tua squadra. E in questo penso che non sono mai mancato. Certo. Ne posso pescare una dai ragazzi io? Vai tu, Matte, che poi ne ho una Sì, che chiedono vai. tutti di impazzata proprio. Ok, niente, praticamente qui una va parecchio per la maggiore, ti chiedono qual è in Italia lo stadio nel quale è più difficile giocare da avversario. Più difficile da giocare. Sì. Allora io ti dico che trasferte a Genova sono difficili, anche prima, per dirti, a San Siro era sempre difficile contro lì, ma ti parlo anche di un paio d'anni fa, perché a San Siro prima, quando andavi via con un 3-0, andavi via col sorriso. Oggi a San Siro si può anche, cioè, tra virgolette, andare a prendere punti. E ti ripeto, il calcio è cambiato un po' in sé. Penso che tanti stadi sono difficili. Cioè, io mi ricordo anche Serie A Crotone, andare a vincerla era difficile perché era una piazza tosta, anche se poi si parla di una squadra più piccola rispetto a chi era abituato a stare in Serie A. Però ti davano battaglia, era difficile. Sì, perché spesso non è detto che magari le squadre grandi sono quelle che diventano in difficoltà e basta, Esatto, anzi. esatto. Danny, tu quale che domanda avevi? No, allora, come sempre ci sono domande che non si possono Ah, sì. fare, anche se sarei Vabbè, curioso, però devo trattenere la mia curiosità. ne ho una se Prova a posso. farla, poi decido se rispondere. Tu preparatela. Mi chiedono se hai sempre giocato a centrocampo, fin da quando eri piccolo. E se insomma avresti voluto giocare in qualche altro ruolo. Guarda, io mi ritengo un giocatore abbastanza polivalente, nel senso io ho giocato a esterno alto, a sinistra, giocato a seconda punta, penso ultimi anni, trequartista seconda punta, però come dice Spalletti è più un centrocampista offensivo perché devi pensare da centrocampista e non da soltanto in avanti. Attaccare. Però per il resto ho sempre fatto centrocampista perché avevo stile di gioco di dover giocare nel centrocampo. Mi sono sempre accordato su questa scelta, anche se negli ultimi anni mi sto divertendo molto un po' più avanti. Ci sta. Vado? Vai. Vai. Io ne ho due. La prima, vedi tu. Vedi tu la prima. Nulla nel dettaglio, però tanti chiedono se ti manca Roma. Ti mancano i romanisti più che tutto. Ti manca la gente di Roma. Vabbè, io ti dico, ho fatto 4 anni a Cagliari, ho fatto 4 anni e mezzo a Roma e penso che Roma ho lasciato il cuore, ma non perché è la Roma. Ho lasciato il cuore perché ho ricevuto sempre tanto affetto, ho visto tante battaglie, ho provato, forse sono arrivato anche nell'età dove veramente iniziava a contare il calcio, cioè nel senso giocavi per cose più importanti. E poi a me piace la sfida. Io ritengo la Juve la squadra più forte negli ultimi 10 anni. E per me era più importante cercare a batterla che andare là a vincere.
E questo è stato il mio spirito, quindi a Roma ci ho sempre creduto e quindi ho dato sempre tutto a me stesso e poi ricevere così tanto affetto dalla gente è stata una cosa unica. Quindi i familiari che mi manca, ti dico sì, mi manca un po'. Però la vita va avanti, La vita va tante persone si lasciano pure con i fidanzati della vita, poi dopo si avanti. ritrovano un'altra vita, quindi la vita purtroppo è così. Ti faccio un'altra domanda invece un pochino più normale, più fattibile, diciamo, non so come chiamarla, che non riguarda, diciamo, la Serie A, non riguarda l'Italia, eccetera. Il Belgio, la nazionale belga, questa ondata di talenti in questo periodo, De Bruyne, eccetera, eccetera. Qualcuno chiedeva com'è allenarsi con De Bruyne, immagino domande che, ripeto, saprai benissimo che ti avranno fatto mille volte, però cos'è un po' il tuo pensiero riguardo a questa generazione belga di fenomeni, perché così è, De Bruyne, Hazard, tanti altri, te. Questa generazione è stata, guarda, io ho fatto 10 anni di nazionale, ho fatto pochissime partite, ma ho sempre fatto parte comunque, diciamo, della rosa. È stata una squadra forte, ancora una squadra forte, penso che nell'anno prossimo, nell'Europeo e poi nel Mondiale l'anno dopo, penso che possano giocarsela tutti e due. Se non vincono questi due, secondo me diventa di nuovo difficile, Dici che sarà perché difficile avere un ricambio se... generazionale così ad alto Di questo livello? genere, secondo me sì. Cioè, nel senso, ci saranno comunque sempre giocatori forti, però di fenomeni come De Bruyne, Hazard, Lukaku, comunque fa la differenza là davanti, è difficile trovarne un'altra generazione uguale. Cioè, saranno comunque perché oggi c'è un Tielemans che è un giocatore forte, ci stanno giocatori giovani che stanno arrivando, però avere il talento di De Bruyne e Hazard in questo momento non la vedo subito. Sì, Che fanno perfetto. proprio vincere le partite, capito? Fa la differenza quella vera. Fanno la Esatto. giocata. Invece, Raggio, qual è stato l'allenatore con cui hai avuto un rapporto più, diciamo, stretto, particolare? Quello che c'era, non lo so, quel feeling, no? No, vabbè, io ho tanti allenatori con cui ho avuto un bel rapporto, che ancora oggi ogni tanto sento, saluto con molto affetto. Però penso a quello che devo più di tutti, a Spalletti, perché è quello che mi ha cambiato la carriera, nel senso, posso nominarne tante. Pioli è stato importante, che mi ha lanciato in Serie B. Ne ho avute forti anche nel loro vedere, nel come loro vedono il calcio. Però Spalletti è quello che mi ha dato qualcosina in più, perché mi ha cambiato un po' il ruolo. Ha fatto diventare più importante nel senso nel stile di gioco, cioè mi ha completato come ero già. E avrei voluto lavorare anche con Conte, sinceramente, perché in un mese ho visto comunque la sua grinta, la sua personalità, come voleva far vedere, a come voleva far giocare la sua squadra. E ti dico la verità, in un mese che ho visto, devo dire che è un grande allenatore. Io ne ho una, E aspetta ah, Andy, ok, perdonami perché questa pure è super richiesta. Qual è il rapporto con tutte le persone che fanno il fantacalcio e ti scrivono magari ogni settimana? guarda, io non so come funziona il gioco, so come ci si può divertire tra amici, però a me sinceramente non mai interessato personalmente tanto, perché io comunque faccio il giocatore, quindi non è che sto lì a pensare a chi mettere, chi non schierare, poi magari ci giochi contro, poi sai come Un funziona. casino. Però no, io vedo spesso che mi taggano, che mi scrivono, che adesso comunque sono infortunato, mi chiedono ce la fai la prossima, ce la fai la prossima, quindi Questo è normale. è difficile rispondere a tutti, dico la verità. Fa piacere leggere, fa piacere vedere le statistiche quando ti dicono oggi mi hai preso quello, mi hai fatto quello, però difficilmente rispondo perché poi rispondi a uno, gira una voce a un altro, gira il gruppo di loro, poi mi scrivono in altri e aspettano una risposta e quindi sto abbastanza vago su questo. E questa era proprio la domanda che poi volevo fare io, Matteo, ovvero che chiedono quando, se sai grosso modo, quando tornerai, come sei messo a livello fisico dopo l'infortunio, se stai recuperando, No, eccetera, eccetera. guarda,
Ho avuto una piccola lesione al soleo e dovevo stare fermo più o meno 20 giorni, ma credo domani faccio un'altra visita, poi vediamo come va. Però io giustamente voglio fare queste ultime 12-13 partite al massimo, cercherò di esserci già la prossima. Ci sta Ecco, anche quindi perché risposta a tutti voi che sì, chiedevate quando esatto. La ritornano. risposta è aspettiamo la visita di domani. Ecco, aspettiamo la vita di domani, poi in qualche modo lo verrete a sapere. Ma te, io ti passo a te se hai qualche domanda, che intanto cerco di recuperare ancora qualcuno, poi lo lasciamo anche andare, che vorrà andare a riposarsi, appunto, sarà visita domani. Sì, no, ma magari appunto avevamo quelle lei che ci eravamo preparati noi, il rapporto con i videogiochi, no? Anche se un po' mentre giocavamo ce ne hai parlato, diciamo, se a quanto giochi, a cosa ti piace giocare di solito. Guarda, ti dico, da quando è iniziata la quarantena ero un bello malato, penso più malato di voi pure. Può Perché darsi. giocavo facilmente, facevo la cena alle 8:30 e finivo anche di giocare alle 5-6 del mattino. Quindi A che tipi di giochi, quindi? Call of Duty, come ci hai no, sì, detto prima? gioco soprattutto a Call of Duty perché calcio non è il mio granché, cioè non mi diverto come mi diverto con quello. Anche perché adesso su Call of Duty si può giocare in 3-4 insieme, Sì. fare le missioni. È Io stasera avrei figo. fatto Call of Duty, per dirti, però non l'avevo voluto. Ah, però è bello come gioco, sì. Non mi diverto. In squadra qual è il tuo, diciamo, compagno, anche magari in passato quello più incallito di videogiochi? Ce ne avrai avuto sicuramente qualcuno in Guarda, io ritiro. penso il più forte su Call of Duty è Marco Marco Rogue, Rock. Secondo me. ok. È forte, è molto forte. E E in poi giochiamo. Guarda, una sera abbiamo fatto una serata a casa di Rock, proprio di lui, in 8, e ci siamo portati tutti i game case a casa di lui. Ah, perché poi Abbiamo giocato avete in le 8. valigette, quelle che vi portate in Esatto, giro. siamo portati la valigetta, ognuno ha giocato lì, abbiamo fatto due squadre da 4, poi ci siamo iniziati a mischiare, è stata una bella serata. Anche lì fino alle 5 del mattino. Ma invece, Raja, ti vedremo mai su Twitch, magari a streamare qualche gioco, come hanno iniziato a fare altri tuoi colleghi? Mi sa che prima devo prendere un po' di lezioni perché le applicazioni che mi avete fatto scaricare oggi già non ci capisco niente, quindi dammi prima imparare le cose e poi dopo. Per quello ci siamo noi, non ti È più preoccupare. facile di quello che sembra, alla fine sono due.